Benvenuti su Fast Forward, la rubrica che va in onda ogni martedì alle ore 12 dove parliamo di internet e web marketing una settimana prima. Pochi giorni fa negli strumenti per webmaster di Google la voce query di ricerca è diventata analisi delle ricerche e devo dire che le funzionalità sono davvero molto interessanti. Per questo motivo faremo un focus on un po' tecnico in modo che esca fuori un piccolo mini corso di questa fantastica opportunità e mi raccomando se lo trovate utile condividetelo sulle vostre bacheche di Facebook. Partiamo! Eccoci, premesso che è ancora possibile tornare al vecchio query di ricerca, vediamo ora di capire le funzionalità della nuova voce analisi delle ricerche e poi 15 consigli per il vostro sito. Purtroppo mancano tanti dati, le statistiche sono in ritardo di 2-3 giorni e purtroppo abbiamo solo i dati degli ultimi 3 mesi. Speriamo che questi vengano migliorati sempre di più. La prima riga di opzioni vi consente di controllare 4 metriche: click, impressioni, CTR e posizione. Così sotto potete vedere l'andamento. Il funzionamento è semplice, basta spuntare uno o più caselle e fare il confronto. La seconda riga invece si riferisce a quali tipi di dati noi vogliamo raggruppare ed è un po' più complessa. Questo perché, come vedete, per ogni tipo di raggruppamento, ovvero query, pagine, paesi, dispositivi, tipo di ricerca e infine date, ci sono dei filtri. Vedete, quindi per query per esempio c'è questo, per pagine ci sono altri filtri e noi ovviamente possiamo selezionare più di un filtro e fare vari confronti. Per esempio, come state vedendo, per il raggruppamento tipo di ricerca abbiamo il filtro web e invece per quello date abbiamo il filtro degli ultimi 28 giorni. Ora andiamo nel raggruppamento paesi e mettiamo il filtro Italia. A questo punto selezioniamo il filtro query ed è qui che è chiaro il funzionamento di questo pannello. Mettiamo solo la metrica click. Eccoli qua. Che cosa sto vedendo? Sto raggruppando i dati per query, filtrando per i paesi Italia, per il tipo di ricerca web e per le date gli ultimi 28 giorni. Che cosa rappresentano? Beh, sono le chiavi che hanno portato più traffico al nostro sito dall'Italia per la ricerca web negli ultimi 28 giorni. Se invece voglio provare un altro tipo di ricerca, basta passare il filtro da web a immagini. Vediamo. Ecco. E ora ho le chiavi che hanno portato più traffico dall'Italia per la ricerca immagini negli ultimi 28 giorni. Ritorniamo ora a web. Tipo di ricerca, reimposta web. E mettiamo invece di query, pagine. Cosa sono? Ecco, sono le pagine che hanno ottenuto più traffico da Google per l'Italia nella ricerca web per gli ultimi 28 giorni. Prima di cercare di capire cosa possiamo fare, avete capito che per ogni raggruppamento di dati ci sono vari filtri che si possono usare contemporaneamente e fare vari confronti. Per esempio, un confronto che possiamo fare, sempre andando su Query, è tra i vari dispositivi. Vediamo per esempio desktop e cellulare. Come è possibile notare, il traffico desktop crolla durante il weekend, mentre quello cellulare crolla un po' meno. Ovviamente posso aggiungere più metriche, non solo i click. Vediamo impression e posizione media. Come avete visto, questi raggruppamenti sono tanti, le metriche sono 4 e prima di passare ai 15 consigli, vediamo i filtri per ogni raggruppamento. Allora, per quello query possiamo filtrare le query, quindi quelle contenenti una parola chiave, non contenenti o quando la query è esatta. Possiamo fare il confronto tra query e poi anche reimpostare tutto cancellando ogni filtro. Invece per il raggruppamento pagine abbiamo la possibilità di utilizzare diversi filtri, come per esempio il filtro pagine, quindi URL che contengono una determinata parola, URL che non contengono una determinata parola e l'URL esatto. Possiamo ovviamente fare i confronti tra pagine e poi cancellare tutti i filtri con reimposta prime pagine. Per quanto riguarda invece il raggruppamento paesi, possiamo fare il confronto fra paesi o filtrare un paese esatto. Sul raggruppamento dispositivi invece, oltre a filtrare 3 dei vari dispositivi, li possiamo ovviamente confrontare. E infine, per quanto riguarda il raggruppamento tipo di ricerca, abbiamo web, immagine e video. Quello per date è abbastanza semplice, ovviamente. Non è che abbiamo tutti questi filtri, possiamo impostare degli intervalli di date precisi, oppure confrontare vari intervalli o guardare gli ultimi 28 giorni. Ma ora passiamo ai 15 consigli. Il primo è scoprire quali pagine escono su Google per una determinata parola chiave. È abbastanza semplice. Troviamo la chiave per la quale siamo interessati, la selezioniamo e dopodiché quando nel raggruppamento query abbiamo messo il filtro della parola chiave, passiamo al raggruppamento pagine. Ed eccole, le pagine che ricevono più traffico per la ricerca web negli ultimi 28 giorni per la ricerca ForumGT.
Proviamo ad aggiungere altre metriche, come per esempio posizione e impression. Ecco, come mai tutte queste sono in posizione numero 1? È ovvio, perché una ricerca brand for un GT probabilmente avrà i Google Site Link. Vediamola. Eccola qua. A cosa ci serve? Beh, è importante capire che per quella ricerca potrebbero uscire più pagine, quindi per esempio possiamo ottimizzare quelle pagine in modo migliore, oppure crearne di nuove per migliorare l'argomento. Magari ci siamo posizionati per ricerche che prima non pensavamo. Il secondo consiglio invece è monitorare gruppi di parole chiave. Per esempio possiamo andare sempre nel raggruppamento per query e utilizzare un filtro dove per esempio la query contiene la parola brand. In questo caso, monitorando tutte e quattro le metriche, potremmo avere tutto sotto controllo. La chiave brand è sicuramente la chiave più importante. Ovviamente possiamo anche andare oltre la chiave brand, per esempio possiamo inserire la parola che è più importante per noi, eccola qua, e vedere come sta andando l'argomento in genere. Queste ricerche possono tornare utili anche per capire se c'è un argomento nel quale noi stiamo esplodendo e quindi possiamo migliorarlo. Il terzo consiglio è scoprire per quali chiavi esce una determinata pagina. Andiamo nel raggruppamento pagine, selezioniamo la pagina che ci interessa e poi spostiamoci nel raggruppamento query. In questo caso, come potete vedere, queste sono tutte le chiavi per le quali esce quella pagina e sono molto importanti perché magari proprio non pensavamo di uscire per una determinata ricerca. Quindi possiamo migliorare la pagina oppure crearne una nuova. Quarto consiglio, andamento delle sezioni. Se il mio sito è strutturato veramente bene, posso controllare le singole sezioni. Facciamo un esempio. Passiamo al raggruppamento pagine e filtrandole inseriamo l'URL contiene forum Google. Selezioniamo le quattro metriche. Ecco qua, così sappiamo l'andamento di tutta la sezione Google. Pensate ad un e-commerce che è strutturato veramente bene, quindi con le cartelle dove lì dentro ci sono i prodotti con una determinata caratteristica, oppure ad un blog con un bel progetto editoriale dove le cartelle corrispondono alle categorie. Possiamo in questo modo monitorare in modo specifico le singole sezioni. E il quinto consiglio è proprio questo, scoprire l'andamento delle sezioni per le chiavi. Infatti siamo fermi col raggruppamento di prima e con gli stessi filtri. Ora basta spostarci nel raggruppamento query ed eccole, queste sono le chiavi che hanno portato più traffico a tutte le pagine della nostra sezione. Ancora una volta, strutturare bene il sito è utile anche in fase di analisi. In questo modo ho un bel colpo d'occhio veloce e posso vedere gli andamenti, sia quelli positivi che negativi. Sesto consiglio, trovare gli argomenti sui quali spingere. Avete presente quando Google per una ricerca mostra due pagine del nostro sito? Quello è un risultato molto importante e a volte può raddoppiare i click che noi riceviamo. Molte volte fare attività SEO su queste pagine è più conveniente perché siamo già presenti per quella chiave, quindi sprechiamo meno risorse per arrivare con un'altra pagina. Di sicuro è più facile che in una ricerca dove non siamo per niente visibili. Come scoprire questa opportunità? Andiamo sul raggruppamento query con tutte e quattro le metriche preimpostate. Ovviamente scorriamo in basso e mostriamo tante righe. Di solito queste opportunità si nascondono dove abbiamo dei risultati anomali. Guardiamo per esempio la chiave partnership YouTube. Poi vediamo le pagine. Ecco, nonostante la posizione sia sempre 444, fa sempre più o meno le stesse impression. È un po' strano questo risultato, probabilmente abbiamo la nostra pagina e sotto ci sono altri risultati. Vediamolo. Eccolo qui, il primo risultato e poi gli altri. Perché questo? Perché è un forum e quindi Google mostra le discussioni interessanti del forum stesso. In questo caso possiamo cercare di capire gli argomenti affini e aumentare le discussioni, quindi per cercare di posizionarci con ancora più pagine. Provare a cercare un po' in questo modo, vediamo, togliamo questo filtro, vi consentirà sicuramente di trovare delle belle opportunità. Per esempio andiamo su query, selezioniamo più righe, e poi modifichiamo il CTR, mettendo le query che hanno un CTR altissimo e dove noi però non siamo in prima posizione. Potrebbero esserci delle opportunità.
Perché se abbiamo un CTR alto e non siamo primi, vuol dire che già abbiamo un buon risultato. Oppure che ci sono più pagine del nostro sito che escono ogni tanto, ma non sempre. Facciamo questo esempio. Impedire copia e incolla PDF. Guardiamo cliccando la freccetta in alto a destra il risultato di Google. Noi siamo in posizione 3,5. Vediamo? Eccola qui. Che cosa succede? Che siamo in posizione 1, siamo primi. Se scorro, non c'è un'altra pagina di GiorgioTave.it. Cosa significa questo? Significa che sicuramente ci sarà un'altra pagina che ogni tanto va ad accorparsi con l'altro risultato. Come faccio ora a scoprire se c'è un'altra pagina interessante? Un piccolo consiglio che voglio darvi è quello di scrivere site:// nome del vostro dominio, lasciando questo, eccola qua. A questo punto Google mi ordina i risultati di GiorgioTave.it che secondo lui sono più rilevanti per la ricerca impedire copia e incolla PDF. Questo è vero che è primo, questo non è sempre primo. Quindi, per esempio, potrei provare a fare una campagna apposita per questo secondo risultato e provare a fare in modo che quando si cerca impedire copia e incolla PDF, qui escono due risultati del mio sito. Ovviamente quello che vi consiglio è di tornare indietro e cercare di ordinare questi risultati anche per più metriche, per esempio impression. Guardate questo, Oponeo, 83 click, 23.000 impression, c'è qualcosa che non va, forse posso migliorarlo. Settimo consiglio, scopriamo per cosa stiamo andando bene per un determinato paese. Andiamo su paese, selezioniamo quello migliore, per esempio abbiamo la Svizzera secondo oppure il Regno Unito, vediamo il Regno Unito. Dopodiché andiamo su query, queste sono le chiavi che hanno portato più traffico al nostro sito dal Regno Unito per la ricerca web negli ultimi 28 giorni. Vediamo, eccole qua. Codice Swift, Poste Italiane. Ovviamente, oltre che per query, posso usare il raggruppamento di pagine. Ecco, chi l'avrebbe mai detto? Lavoro all'estero, tasse in Italia. Incredibile, in questo caso posso vedere proprio di creare dei contenuti appositi per quel paese. Ottavo consiglio, confronto desktop mobile. Togliamo ovviamente il raggruppamento per paesi, poi andiamo su dispositivi e facciamo confronto a dispositivi, desktop, in questo caso cellulare. Controlliamo prima per la metrica posizione e vediamo qual è la posizione media dei due dispositivi. Poi posso anche aggiungere impression, ovviamente click, così abbiamo un andamento più completo. Aggiungendo infine il CTR posso rendermi conto in quale dei dispositivi è migliore. Ma non è finita qui. Posso entrare nel raggruppamento per query, ora che sto facendo il confronto, e scoprire delle belle cose. Per esempio, andiamo qui, togliamo varie metriche e lasciamo solo click. Ora guardate cosa succede, che abbiamo la differenza. Clicchiamo su differenza e abbiamo le chiavi che fanno più click da cellulare nei confronti del desktop. Lo stesso ragionamento lo posso fare per il raggruppamento pagine. Andiamo sempre nella differenza e vediamo quelle che sono le pagine che ricevono più traffico dai motori di ricerca e in questo caso abbiamo quelle che da mobile performano meglio. Allora arriviamo al nono consiglio. Cosa funziona da mobile? Basta tornare nel raggruppamento per dispositivi, filtrarlo per cellulare oppure per tablet e poi lasciare qui pagine. Sia andando sulle pagine, sia andando su query, noi riceveremo quello che va meglio sul mobile. Quindi è ovvio che posso creare dei contenuti appositi. Consiglio 10. Fare la stessa cosa per immagine e video. Andiamo nel raggruppamento, togliamo questo e andiamo nella ricerca immagini. Poi selezioniamo il raggruppamento query. Queste sono le query che portano più traffico dalla ricerca immagini, per esempio pop art, oggetti misteriosi, quindi potrei aumentare questo. E lo stesso posso fare con i video, quindi posso creare video e immagini partendo da questo tipo di analisi, cercando di capire cosa piace di più agli utenti. A volte abbiamo pochi dati, a volte invece riusciamo ad analizzare veramente dei dati interessanti. Consiglio 11, il confronto tra query. Risettiamo Reimposta Web. È ovvio che posso fare un bel confronto tra varie query. Per esempio, poi posso mettere impression e cercare di capire su quali delle chiavi puntare. Ovviamente, quindi, consiglio 11, il confronto tra pagine. Andiamo su pagine e facciamo un confronto. Per esempio, ha portato più traffico quella discussione famosissima quando si usa lì e gli o la sezione collaborazioni web e lavoro? Pensate, ha portato più traffico la discussione. Consiglio numero 13, monitorare l'impatto del cambiamento di un titolo di una pagina. Beh, potete farlo. Quando andate nel raggruppamento pagine,
Per esempio questa, a questo punto che cosa potete fare? Andare oggi a modificare il titolo. Dopodiché cliccandoci andate a selezionare le quattro metriche per cercare di capire innanzitutto una volta che avete cambiato il titolo se la posizione è rimasta invariata e poi impression e click. A volte un piccolo cambiamento sul titolo può portare dei grandi risultati. Consiglio 14, il confronto tra date. Eccolo qui, puliamo il filtro di prima e andiamo sulle date. Facciamo un bel confronto. Confrontiamo gli intervalli. Per esempio, confrontiamo gli ultimi 28 giorni. Facciamo solo per una metrica, per non creare troppo casino. In questo caso, sto confrontando i click. Beh, è una metrica molto interessante, come ovviamente tutte le altre, e fare dei confronti tra date può risultare molto utile. Ricordatevi sempre che potete utilizzare altri raggruppamenti e altri filtri e quindi fare un confronto più interessante. Quindicesimo e ultimo consiglio, scaricare i dati. Puliamo i filtri, andiamo su Query. Bene, sappiate che finendo in basso a sinistra avete scarica e il file è composto dalle 1000 query più importanti per Google. Ovviamente potete andare nel raggruppamento pagine e via dicendo, quindi potete scaricarvi i 1000 dati più rilevanti per il vostro sito. Si creerà un Excel con varie colonne. Beh, se volete avere delle informazioni un po' più tecniche su cosa significano le singole parole, vi consiglio di cliccare qui. Ulteriori informazioni, è una guida ben fatta che vi specifica esattamente cosa significa ogni singola parola, cosa significa impression, cosa significa click, nel linguaggio di Google ovviamente. Trovate il link in descrizione. Invece, se volete approfondire questi argomenti, vi consiglio il Master Club, dove potete trovare tutti gli eventi che noi stiamo per fare, e ci sono eventi gratuiti ed eventi a pagamento, oltre ovviamente ai nostri corsi. E infine vi voglio segnalare una cosa molto importante, l'evento sul web marketing più completo d'Europa, ovvero il Web Marketing Festival. Abbiamo appena lanciato il programma, ci sono delle piccole anticipazioni. Il biglietto attualmente è in offerta a 99 euro, credo che resterà fino a fine maggio, e le videoregistrazioni sono incluse, abbiamo 120 interventi. Sarà un'opportunità di crescita per tutti, qui vedete tutte le sale, perché è l'evento più completo in Europa, perché così con tutte queste informazioni non lo trovate, sono molto specifiche, molto rientrato alla crescita e alla formazione sul web marketing e ancora non è completo. Quindi per esempio potete cliccare per la parte e-commerce e poi scorrere tutte le altre sale che trovate qui. Potete andare anche con la tastiera, vi potete muovere a destra o a sinistra con la tastiera, oppure ritornare su tutte le varie tematiche. Date un occhio al programma e tenetelo monitorato perché lo aggiorneremo giorno dopo giorno. Ci saranno degli interventi molto interessanti, vi consiglio di non perdervi questo evento, il 19 e il 20 giugno a Rimini. A questo punto i consigli di questo mini corso sull'analisi delle ricerche sono finiti. Se vi è piaciuto vi chiedo di condividerlo sulle vostre bacheche di Facebook per aiutarci a condividere idee e conoscenza per un internet migliore. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e se avete dubbi o domande vi ricordo che potete farle qui sotto oppure sul forum GT, c'è una bella sezione dedicata a questo. Un bel pollice in su se avete apprezzato i contenuti. Al mio fianco trovate due video. Il primo è SEO Checklist, 15 cose che puoi fare gratis con gli strumenti per webmaster di Google, mentre il secondo è come Google costruisce la ricerca, un video che consiglio a tutti. Questo giovedì uscirà Fast Rewind con i winner e loser di aprile. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Oppure ricordatevi che ogni martedì alle ore 12 c'è un video importante da guardare su Fast Forward. Infatti questa è la forza dei grandi canali, quando ci sono tante persone che ci vanno spontaneamente per i contenuti e non per le notifiche. Ci vediamo martedì!